parlato di globalizzazione della fede nel nome di Luisa Piccarreta. È davvero un momento importante per tutta la diocesi, non soltanto per Corato. Sì, ho pronunciato questa espressione, globalizzazione della fede, stimolata dalla figura di Luisa Piccarreta, perché la conoscenza di Luisa Piccarreta è diffusa nei quattro continenti. Sono tantissimi i gruppi di preghiera che si ispirano al Divin Volere, e per Luisa il Divin Volere è stato il sole della sua vita, che l'ha orientata nella verità e nella bontà. Ecco, Luisa è una coratina, e in Luisa personalmente vedo così la sintesi di una cultura, di una storia e di una fede del popolo di Corato. Il popolo di Corato ha delle caratteristiche positivissime e delle grandi potenzialità. È innanzitutto un popolo aperto, un popolo accogliente, ma poi un popolo che si fida di Dio, che si rivolge a Dio, ed è un popolo operoso, che supera lo scoraggiamento, che direi si dà da fare come una formichina, accontentandosi del poco e sapendo perseverare in un raccolto che poi diventa la sua sussistenza continuativa. Questo quarto convegno noi lo facciamo come diocesi, come arcidiocesi di Trani, Barletta, Biceglia, a cui è annesso il titolo di Nazareth, perché abbiamo proprio il compito di coordinare questa conoscenza diffusa in tutti questi continenti, perché si porti innanzi la causa di beatificazione di Luisa coralmente. E l'impegno che ancora abbiamo da svolgere, ed è davvero poderoso, è quello di presentare alle congregazioni preposte in Roma una analisi critica dei suoi diari, perché dai diari si ha poi anche il profilo spirituale di Luisa, e questa illustrazione della divina volontà che lei dà, illustrando proprio quella parte del Padre Nostro che dice: sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. I partecipanti al quarto convegno sono tantissimi, già 600 sono prenotati, ripeto, da questi quattro continenti, ma anche numerosissimi gruppi dall'Italia, e ritengo che anche Corato si mobiliterà.